Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Vi chiedo scusa per il problema di caricamento, non so cosa è successo. Eh, però purtroppo avevo anche cancellato il master, quindi adesso ho dovuto rifarlo, lavorando non era una cosa così immediata. Spero di riuscire a caricarvelo entro sera. Eh, andrò un po' più spedito, ma eh, una premessa bisogna rifarla. Noi abbiamo monitorato i prestiti ogni settimana di ABC per anni. Poi con il migliorare dell'Atalanta l'interesse e anche la logica di seguire i prestiti è un po' venuta meno, nel senso che capirete che un giocatore che gioca in C, magari al suo secondo anno, difficilmente può diventare utile per una squadra di Champions. Quindi siamo poi arrivati a questo video che faccio più o meno semestralmente, direi, in cui facciamo un mega assunto, anche un po' veloce, di tutti i giocatori. In questo video noi trattiamo l'A e la B, scartiamo ovviamente i giocatori che sappiamo che sono dei finti prestiti, perché magari prestito, biennale, poi obbligo di acquisto. Scartiamo quelli di cui sappiamo già il destino, tipo Kulusevski, e scartiamo anche quelli che non sappiamo il destino, ma è abbastanza chiaro che non, non giocheranno eh, più con la nostra prima squadra. Può essere benissimo che mi sia dimenticato qualcuno, non offendetevi, e per il resto iniziamo. Il primo giocatore, che è forse quello dei prestiti che ha reso meglio... Partendo dalla Serie A, Pessina con 35 presenze, e 7 gol ha giocato bene. Ha giocato in più ruoli. Centrocampo basso, trequartista, centrocampista di, di rottura. È un giocatore che, che sicuramente rientra all'Atalanta. Si spera poi di vederlo in prima squadra. C'è l'interessamento del Milan che ha un diritto anche sulla futura vendita. Stiamo a vedere, però, probabilmente la cessione di Tamese ci può anche far pensare che Pessina sarà dei nostri l'anno prossimo. Insomma. È tutto da vedere. Eh, del Trittico alla spalla, Alessandro Beriscia Reca, l'unico che ci può interessare è Reca, che ha giocato 25 partite e 2 assist. È un giocatore che a me personalmente. Non è mai dispiaciuto è evidente che per il nostro modo di giocare non è adatto perché è molto più difensivo nonostante ogni tanto si spinga anche eh, non credo onestamente che soprattutto con gozer davanti possa avere spazio l'acquisto di shiborna mi fa pensare ulteriormente che eh, recano rientri nei piani però secondo me è un giocatore molto importante ai fini del mercato perché secondo me non dico la metà però un bel pezzo di squadra di serie A potrebbero essere interessate a questo giocatore, contando anche che c'è veramente una carenza incredibile di esterni, eh, magari in qualche trattativa di scambio. Per me è un giocatore che può essere utile e la valutazione secondo me non è nemmeno così bassa. Ci sarebbe anche Radulovic, che fondamentalmente non ha mai giocato, quindi possiamo anche metterci un po' il cuore in pace. Andiamo a vedere la Serie B dove abbiamo la ciccia. Il giocatore che onestamente secondo me in Serie B ha più prospettiva è Carne Secchia Trapani. Ha giocato praticamente sempre a titolare, 52 gol subiti, ma va detto che il Trapani aveva una difesa praticamente un colabrodo. Eh, ha dimostrato di essere un buon portiere, un ottimo portiere, recensioni, commenti da tutti. Eh, Interesse di tante squadre, si parla dell'interesse di squadre di B come di squadre di A, leggevo anche del Sassuolo che vorrebbe, lo vorrebbe come futuro consigli. Secondo me è un giocatore che causerà parecchie grana all'Atalanta perché ci dovremo a un certo punto decidere se tenerlo o meno. Perché se continua di questa prospettiva, è un giocatore che obiettivamente ne devi decidere il destino massimo tra un anno, non di più. Eh, però è sicuramente una soddisfazione aver sfornato quello che probabilmente è il miglior portiere under 21 della sua età tra l'altro in under 21 ha scalzato anche pizzarri è diventato il portiere titolare quindi insomma stiamo parlando di un giocatore che ha tutti i requisiti per entrare nel calcio che conta sempre a Trappa ne abbiamo Pani che ha giocato parecchio perché comunque in tutte, praticamente in tutta la stagione ha sempre avuto il suo spazio eh, secondo me non ha ancora dimostrato tutto ha fatto tre assist però è un giocatore che secondo me ha bisogno ancora di un anno per capire effettivamente che cosa vuole essere non è sicuramente pronto per la prima squadra e non credo sia pronto neanche per una serie a la, la prospettiva c'è perché è un giocatore comunque importante però bisogna dare pazienza perché è nel suo primo anno e obiettivamente ci stanca avere qualche difficoltà, non si è comportato male, però voi capite che non puoi passare dal Trapani alla Champions. Serve qualcosa in mezzo, quindi vedremo alla prossima stagione dove verrà a casato. Eh, passiamo ora alla Juve Stabia con Mallamo ed Elia. E lì ha giocato 20 presenze, un assist e un gol, tra l'altro un euro Eurogol per quanto mi riguarda. Ottimo giocatore, ha lavorato bene. Ha fatto molto bene in C, ha fatto molto bene in B. È un giocatore che secondo me è giovane, abbastanza di prospettiva, andrebbe provato in una squadra magari di livello superiore, ma che per me può essere interessante. Oggi come oggi per la prima squadra chiaramente non può interessare, ma è un ragazzo che secondo me ha dei margini di crescita molto importanti, quindi si sa mai che a 22, 23, 24 anni possa rivelarsi un innesto. Suo compagno di squadra Malham ha ma avuto un inizio di stagione un po' così. Dopo, soprattutto nel finale, è esploso, giocando veramente delle gran partite, ha fatto anche due gol in campionato. Ed è un giocatore, invece, su cui bisogna portare gli occhi perché si è guadagnato l'attenzione della Gazzetta dello Sport, di Sport Week, che l'aveva messo più volte nella Top of the Week, per la messa nei migliori prospetti della Serie B. Un giocatore che secondo me. Farà parlare di sé. Eh, ha fatto anche lui la C, ha fatto la B. Stiamo parlando comunque di ragazzi di 20-21 anni, 19-21 cioè anni, non stiamo parlando di, di gente navigata, quindi secondo me, ragazzo che anche lui l'anno prossimo sarebbe bello vederlo in una squadra eh, un po' più alta, un po' più insomma, magari una squadra che cerca la promozione, eh, però ha fatto vedere, secondo me, delle cose interessanti. Passiamo ora a Livorno con Del Prato, che ha giocato anche lui sempre, un assist e un gol. Fra tutti i giocatori è quello che, almeno sulla carta, fino a prima del Covid era il più papabile per il ritorno, perché comunque è un ragazzo di una pulizia, di un ordine, secondo me, notevole. Ha la sfortuna, secondo me, di giocare in ruoli dove l'Atalanta non è coperta di più, perché lui fa l'esterno eh, destro, il centrocampista, fa anche un po' il difensore centrale e il mercato di gennaio dell'Atalanta secondo me ha chiarito che spazio non ce n'è però secondo me è un altro giocatore come Carne Secchi che può iniziare a dire qualcosa e magari non, ho, non domani ma dopo domani può tornare utile perché ha eh, prestazioni e margini di crescita eh, notevoli 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 anche in under 21 ma è un ragazzo che tra l'altro poi a Bergamo Viene molto attenzionato, come si dice, Insomma, spesso e volentieri si incontrano anche giornali che, articoli di giornale che parlano che l'Atalanta è andata a monitorarlo, è andata a vedere i suoi progressi. Quindi, io onestamente, è un giocatore su cui io ripongo molte speranze, però chiaramente, oggi come oggi, eh, gli spazi sono quelli che sono. Eh, passando alla Cremonese, abbiamo Zortea esterno a destro che ha giocato 23 partite un gol due assi ha giocato anche Coppa Italia eh, paradossalmente secondo me è uno dei più interessanti perché va a ricoprire un ruolo che è ancora all'esterno ma per fisicità eh, potrebbe rispondere alle caratteristiche è un ragazzo dalla lunga falcata molto fiato non si è comportato male anche lui ha bisogno evidentemente di provarsi con qualcosa di piuttosto ma d'altronde anche lui è la prima occasione però per me qualcosa ha dimostrato chiaramente ripeto sempre il discorso lo ripeto perché bisogna anche essere onesti oggi siamo in Champions league è dura è dura è dura però questi sono ragazzi che 4-5 anni fa avremmo inserito a occhi chiusi in, in prima squadra eh, sempre alla Cremonese Balzania lo cito per correttezza di informazioni: secondo me lui è un giocatore che ha di, di buone prospettive, si è un po' perso. Eh, Quest'anno ha giocato sempre. Non ha giocato male, ma ha dimostrato per me di non essere un giocatore pronto, ma di non essere un giocatore che può fare al caso dall'Atalanta. Io gli auguro una buona carriera. Per me è Un giocatore che magari verrà anche ceduto. Però, onestamente, poi io poi, oh, queste sono mie valutazioni. Onestamente, non ce lo vedo, soprattutto anche per alcune sue condizioni fisiche. Secondo me, è arrivato con Pessina, Pessina gioca nella, nella squadra che è arrivato ottavo, non è in campionato. Alzania gioca in B. È eh, qualcosa che vorrà pure dire. A Pescara, eh, Bettella, che secondo me è il difensore più centrale, uno dei difensori centrali italiani più interessanti. Ha fatto benissimo, è stato capitano delle nazionali, ha eh, fatto anche un gran gol di testa, me lo ricordo bene, a me piace tanto. Siamo sempre al discorso di prima, io vedendo le, i movimenti di mercato dell'Atalanta dubito oggi ci sia posto però è un ragazzo giovane secondo me l'anno prossimo potrebbe anche ambire magari in una neopromossa perché le qualità le ha e da lì poi insomma bisogna anche un po' vedere come si incastrano le situazioni però secondo me è un giocatore pronto per il salto perché ha fatto molto bene eh, lo cito in fondo Meneboni, perché poi devo fare un discorso per un paio di giocatori Carraro, anche lui, giocatore molto interessante, ha fatto bene comunque, 34 presenze, 2 assist, è un giocatore che a me fisicamente piace tanto perché è di presenza, si è conquistato anche spazio nell'under 21, eh, si leggono tante notizie di interessamenti su di lui, quindi penso che andrà ancora in prestito, però è un giocatore che, ripeto, potrebbe tornare utile. Secondo me l'Atalanta ha un po' spostato l'asticella. Se una volta l'esordio poteva essere a 19 anni, adesso per me l'esordio è a 22. Perché comunque ha richiesto un livello... 22, anche 23 anni, perché ha richiesto un livello di preparazione molto più alto, a meno che non parliamo di gente molto pronta qualitativamente. Però secondo me è un altro giocatore che comunque... Era arrivato nella trattativa con l'Inter molto. boh, mi sordina insieme a Bettella e secondo me invece ha fatto una signora carriera e per me anche lui adesso è pronto, eh, se non per l'A, quantomeno per andare in una squadra dalle ambizioni un po' più importanti. A Perugia poi troviamo Capone che ha giocato 20 partite due 2 gol. Mm. Eterno giocatore discusso, non è così vecchio come penso perché non come si crede, un ragazzo di 20 anni, 21 anni. Eh, purtroppo la stagione, secondo me, non è andata bene. Cioè, è un giocatore su cui ci si aspetta tanto, ma stenta a dimostrarlo. E quindi ero già incerto se metterlo in questa lista, ma vista la giovane età, eh, mi sono sentito di metterla. Io penso che abbia bisogno di una stagione importante anche a livello soprattutto a livello di numeri per poter fare quel salto che noi tutti ci auguriamo le potenzialità le aveva e probabilmente le ha ancora deve trovare l'ambiente giusto ha avuto diversi infortuni si è ripreso sembrerebbe e quindi magari la prossima stagione potrebbe essere quella che lo va un po' a eh, lanciare verso palcoscenici un po' più importanti 29 presenze a Pisa per Vito che onestamente è un giocatore che fa il suo ma eh, non, non credo possa interessare la prima squadra, soprattutto perché è un attaccante eh, che non vede molto la porta, detto francamente, quindi ha bisogno di, di tempo e, e di e di giocare è una situazione un po' strana però secondo me gli attaccanti italiani tendono a sbloccarsi molto più avanti rispetto agli attaccanti stranieri quindi magari questo ragazzo fra due o tre anni ce lo troviamo a fare signore prestazioni in Serie A ma c'è bisogno di tempo e soprattutto di continuità al Cittadella Mora 18 presenze e lo cito perché si sta giocando la Serie A sarebbe bello che il Cittadella passasse non dovrebbe essere stata ancora giocata la partita se non mi ricordo male e magari se lo porti sopra Io a... l'anno scorso l'avevo detto che era il prestito più sorprendente perché comunque tutti i nostri prestiti sono in squadre comunque medio basse e lui invece era nato al Cittadella che già l'anno scorso aveva sfiorato la promozione quindi sono molto contento per lui anche perché è un ragazzo che parla poco però sempre fatto il suo e una bella soddisfazione comunque eh, As Afrosinone titolarissimo, ha giocato molto bene però secondo me sta dimostrando che la sua dimensione è quella eh, non lo definirei un acquisto sbagliato Perché sono me è anche un buon giocatore però la sua dimensione è alta B bassa seria in più di lì io onestamente oggi come oggi non lo vedo eh, non ho visto tutte le partite del Frosinone, chiaramente, però, diverse, light, diverse cose mi sono documentato nel corso, e francamente, continuo a essere convinto che la sua dimensione ideale sia più eh, un livello un po' più basso di quello che è richiesto a noi. E tra l'altro, a livello anagrafico incomincia a essere un po' grandicello per fare delle valutazioni. Ripeto, secondo me, fino a 21 anni massimo 22 si può fare una valutazione dopo o sei pronto o non sei pronto ho lasciato fuori di proposito due giocatori varni e melegoni perché sono due giocatori forti importanti che purtroppo sono veramente disgraziati dal punto di vista fisico perché un sacco di infortuni e quindi è difficile fare una valutazione eh, melegoni appena rientrato ha subito giocato titolare. Varnier appena rientrato ha subito giocato titolare, è stato anche uomo partita un paio di volte, quindi qualitativamente materiale, qua materiale n'è Bisogna solo augurare ai due, due ragazzi una stagione intera eh, senza problemi fisici. Varnier secondo me potrebbe essere anche interessante richiamarlo, in mio opinione. Come sesto difensore è un po' sprecato, ma del resto insomma eh, se vado a vedere la panchina della Juve o la panchina del Real Madrid ce n'è di gente sprecata. E magari tenendolo con noi anche a livello di preparazione di cose si può, un po' consolidare perché è un ragazzo che comunque se sta bene è forte. Io non ho mai visto uno uscire infortunato, tanto che infortuni rientrare quando rientra a prende il premio come miglior giocatore. Cioè, è, è uno secondo me, che se sta bene. Stiamo parlando di un difensore che sicuramente le qualità per giocare nell'Atalanta le ha. Io lo spero davvero tanto perché è un giocatore che ha una sfortuna ma anche una tenacia incredibile quindi si meriterebbe anche dopo tutto questo Calvario un minimo di soddisfazione. Sicuramente ho dimenticato qualcuno e vari Tumminelli, vari Monachello però anzi già è dura qua, figuriamoci poi. A questi poi si aggiungeranno tutti i giocatori della primavera, l'anno prossimo, si cioè, aggiungeranno tutti i giocatori della primavera che eh, non sono più eleggibili nel, nel campionato primavera. Quindi, Alaright, Gut, D'Ariva, Colley, Cambiaghi, Bergonzi: insomma, comincia a diventare una schiera piuttosto importante. E non cito poi quelli che invece potrebbero fare un anno in primavera, ma non si sa, come Piccoli, come Ocoli, come Traoré. Comincia a diventare un numero importante. Eh, la speranza è sempre quella di vedere qualche nostro giocatore del vivaio emergere, ma oramai l'Atalanta è una società internazionale e dobbiamo anche capire che eh, forse non è così semplice. Io resto dell'idea che comunque monitorarli sia importante perché comunque il nostro, si portano dietro comunque il nome dell'Atalanta e spesso e volentieri ci sono anche delle belle sorprese. Chiaramente, chiaramente le sfide che noi stiamo affrontando oggi richiedono giocatori di un livello di preparazione di, di più pronti, diciamola così anche in un italiano non bellissimo, però io credo che nei prossimi anni qualche giocatore da queste liste verrà fuori perché comunque qualcosa si è visto. E è qualcosa anche di importante secondo me. Fatemi sapere un po' voi cosa ne pensate. Se vi piacerebbe vederli in campo, chi vi piacerebbe vederli in campo, eh, non posso fare altro che ringraziarvi per la pazienza. Mi scuso ancora per il problema. Vi lascio tutti i miei riferimenti in descrizione. Continuate a leggere atarantini.com. Ciao.